12 milioni di euro circa è la stima necessaria per poter riaprire a tutte le associazioni l'ex scuola Cova di via Cavour. Una spesa ad oggi insostenibile per il Comune di Faenza a fronte dei danni prodotti dall'alluvione, 60 milioni di euro solo per i beni pubblici, e del lavoro necessario per non perdere gli investimenti del PNRR. Anche dal punto di vista lavorativo sarebbe al momento impossibile seguire il progetto proprio perché il personale comunale oggi è sommerso dalle pratiche del Next Generation EU. E per quanto riguarda l'alluvione non sono arrivati tecnici aggiuntivi dalla struttura commissariale. Non si sa quindi quando potrà riaprire l'edificio. Lo stabile è stato chiuso dopo alcune verifiche condotte lo scorso novembre a seguito della caduta di alcuni calcinaggi. Troppe le infiltrazioni dal tetto, troppi dubbi sulla sicurezza dell'intero edificio. Alcune aree sono state riaperte, ma sono ancora molte, tuttavia, le associazioni che ad oggi non hanno uno spazio dove poter operare. L'ala rivolta verso via Cavour presenti danni maggiori. La palestra quest'anno non è stata assegnata. Il polo culturale di Palazzo Cova è quindi sostanzialmente alla ricerca di una nuova casa. La Palestra della Scienza quest'anno ha trasferito le proprie attività aperte al pubblico nel complesso degli ex salesiani. Le associazioni con la sede inagibile stanno trovando ospitalità nelle sedi di altre associazioni o continuano ad operare senza una vera e propria sede. In questo senso potrebbe rappresentare una notizia positiva la riapertura del dopolavoro ferroviario, ma le spese per la realtà culturali sarebbero comunque diverse rispetto ad un immobile di proprietà comunale. C'erano associazioni in procinto di spostarsi all'ex osteria del Gallo, ma l'alluvione ha fatto saltare i piani allagando i locali sotterranei in corso Garibaldi. Nei mesi scorsi era stata avanzata l'ipotesi di riaprire alle realtà culturali alcuni spazi all'interno della scuola Minardi. Al momento non c'è nulla di concreto, ma il ritorno in pianta stabile della scuola nella propria sede storica di Vicolo Ughi potrebbe accelerare la riapertura anche di altri locali del vecchio palazzo oggi non utilizzati. Tramontate quindi al momento le ipotesi di trasferire a Palazzo Cova la scuola Gulli o il liceo classico per consentire l'espansione della pinacoteca.